breaking news di Teletruria, parliamo subito del Val d'Arno con 9 nascite in poco più di 24 ore all'ospedale della Gruccia, un evento festeggiato lunedì scorso da tutto il personale sanitario dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia diretta dal dottor Filippo Francalanci, un grande lavoro di squadra, dice, sottolineando appunto la nascita di 7 maschietti e 2 femminucce. E poi andiamo a parlare dell'edizione numero 40 del Premio Diari che parte domani giovedì 12 settembre per chiudere domenica con la cerimonia di premiazione, un ricchissimo programma per tutte le giornate con la celebrazione anche della memoria per la distruzione di Pieve Santo Stefano nel 1944. Chiudiamo con l'asta online che è partita oggi, l'asta di Gioele Meoni, figlio dell'indimenticato pilota della Dakar Fabrizio, un'asta per raccogliere risorse proprio per la fondazione che porta il nome del padre e che opera in Africa. All'asta la sua moto con la quale ha corso l'ultima Dakar, il suo casco e poi anche i cimeli del padre, ovvero il casco originale di Fabrizio Meoni con cui ha corso la Dakar del 2004. Per approfondire queste ed altre notizie potete andare nel nostro sito teletruria.it oppure potete consultare le nostre pagine social.